Buonasera, Liana. Sono felice di vederla. Come sta? Mio marito, il maestro Villabruna. Ah, appena un'ora fa ascoltavo il suo concerto alla radio. Vuol sedersi con noi? È troppo gentile, siete con degli amici? Mi fai ballare, Sergio? Scusate. Ci accomodi? Grazie. È una fortuna avervi trovato qui. Ero un po' disorientato da questa atmosfera. Già, una strana atmosfera. Anche noi siamo qua per combinazione. Si vede che era scritto che dovessimo incontrarci. È andata bene la sua tournée? Quale? Ma l'Austria, Salisburgo. Ne ho fatte altre dopo. Inghilterra, Parigi, Baltimora. Anche noi partiamo domani per Baltimora. Si vede che non era scritto che dovessimo incontrarti. Proprio perché siamo sempre in giro, non ho potuto felicitarmi per il suo matrimonio. Grazie. D'altronde era impossibile che una signorina come Liana Franci non avesse un destino così brillante. La ringrazio. E l'architettura? Abbandonata? Sì, completamente. Era logico. Un tavolo da disegno e il ponte di un cantiere non fanno per lei. Lei crede? Certe cose bisogna lasciarle a quelle brutte, che si consolano lottando per una indipendenza che nessuno vuole negargli. I vostri amici non ritornano. Vi prego di scusarmi con loro. Oppure no, qualche volta bisogna dispiacere agli amici, vero? E chissà che un giorno le nostre strade si incrocino di nuovo. Ce l'auguriamo. Buonasera. Buonasera. Buonasera.